Poi ci sono gli amministratori della società. Faccia pure come vuole. Introduca lei. Buongiorno, ringrazio della vostra disponibilità. Siamo della Future Green SRL di San Paolo Civitate, sono uno dei consulenti tecnici e energy manager della società. Siamo in tutta Italia, oggi siamo qui al report di fare ambiente sulle frodi alimentari. Siamo e come qui... male che lo dice lei, perché se no avrei dovuto dirlo io. Siamo... Va bene così. Va bene. Siamo sul report di fare ambiente relativo alle tante decantate frodi alimentari. Benissimo, in materia agricola, praticamente essendo anche dei tecnici e degli esperti in materia, oggi presentiamo ed illustriamo un clone, un'agricoltura diversa e agroenergetica che può dare un valore aggiunto per gli agricoltori e quindi un PIL in più. Questo è molto importante proprio perché gli agricoltori hanno veramente bisogno, qualora riescono a capire queste cose, di avere un qualcosa di più da aggiungere alla loro capacità produttiva. Sì, in materia di produzione ordo vendibile, come dice lei, per dare una diversificazione aziendale, noi proprio come professionisti in agraria suggeriamo, oltre il fotovoltaico oppure l'eolico e quant'altro, le biomasse. E le biomasse di piccola taglia con un clone di una coltura agroenergetica vincente che è il Paoloni, il clone 112R, che è la Future Green. Con la dottoressa Rosito in tutta Italia alla dealer e quindi il brevetto affidabile, il quale praticamente può essere coltivato dagli agricoltori con successo per la produzione sia di legno che di biomassa forestale. E questo è importantissimo. Quindi il nostro apporto come professionisti in agraria che segue i campi di Paolonia sta nel fatto di far coltivare gli agricoltori sia in pieno campo con un sesto di impianto di 4x4, 600 piante, che praticamente a livello collinare con un sistema di impianto di 2x3 con 1600 piante, una coltivazione energetica di successo con impianti di piccola taglia, senza impatto ambientale. Infatti quello che conta di più oggi in Italia. Esatto, senza impatto ambientale, con un apporto praticamente di una PLV 3 volte del grano. Se... E come contate di arrivare agli agricoltori, sensibilizzare gli agricoltori su queste problematiche? Nella mia esperienza, che non è un'esperienza molto vivace, interessandomi io di altre cose, però vedo che gli agricoltori sono piuttosto sordi, oltre a lamentarsi che le cose non vanno bene, sono piuttosto sordi nei confronti di tecnologie innovative che in questo settore sono importantissime. Sì, la ringrazio di questa domanda ed è stata la strategia vincente della Future Green che non si è affidati a commerciali ma si è affidati agli ordini professionali quali sono gli agronomi, i periti agrari, gli agrotecnici. Quindi il punto di interesse e di interconnessione sono i professionisti in agraria e quindi ci consenta che noi abbiamo praticamente rilevanza con gli agricoltori e abbiamo collaborato nello staff di Future Green facendo anche promuovendo dei protocolli d'intesa con le maggiori organizzazioni professionali, perché alcuni quelli importanti come la Coldiretti sono Speriamo già chiusi. È una scelta vincente, strategica. Se è vincente sto a posto, visto che appunto è la classica scelta nata dalla genialità tipica del popolo italiano, che se avesse la possibilità di veramente di realizzarsi darebbe molto di più di quello che obiettivamente dobbiamo constatare tutti i giorni. Sì, comunque al di là dell'organizzazione professionale che le dico come Coldiretti e Copagri e altre associazioni sono accordi già in via di definizione, noi come professionisti agrari anche per le nostre specializzazioni abbiamo un contatto diretto con l'azienda agricola, quindi non siamo degli avventurieri né dei rappresentanti, noi con la maggior parte sia di clienti che con il mondo agricolo ci viviamo dalla mattina alla sera, abbiamo rapporti che sono... Qual è stata adesso? La risposta è di un interesse crescente, sì. Praticamente che dà un sicuro reddito e dà un apporto di plus valore all'azienda senza creare impatto ambientale. Quindi il rapporto con gli agricoltori è legato, è molto vicino
e la redditualità che può ottenere l'azienda agricola con questo clone di Paolonia, dove non ci vogliono più di 900 metri cubi a ettaro, è vincente e può essere un risultato ottenibile dagli agricoltori con un reddito sicuro. Questa è la cosa molto più importante, perché oggi una cultura ha molti rischi, e dopodiché praticamente le parlo oggi che abbiamo il report delle frutti alimentari di Fare Ambiente: quando coltivi pomodoro o ortaggi abbiamo speculatori di mercato che non vogliono ritirare il prodotto. Invece noi con esperienze di ingegneria naturalistica dell'azienda diamo un contratto di ritiro del prodotto che dà la possibilità all'agricoltore di una certezza del reddito. Quindi la scelta vincente di campo dell'azienda è quella di assicurare il reddito agricolo e dare la possibilità agli agricoltori di diversificare. Cioè, sì, oltretutto sono convintissimo anch'io che questo tipo di prodotto rappresenta proprio una diversificazione che garantisce sempre un fondo di realizzabilità, indipendentemente dal fatto che voi facciate poi degli accordi per il ritiro della merce. È una merce che oggi è molto commerciabile, quindi penso che dice in se stesso che ci sia, capito? Dice molto bene, perché praticamente il prodotto ottenibile è il legno, e il legno praticamente noi lo importiamo dall'estero. Questo tipo di legno, che la Paolonia Clone 112, ha una rilevanza maggiore del pioppo, e quindi praticamente oltre alla produzione di legno noi otteniamo praticamente le biomasse, che sono biomasse foreste che servono per l'energia elettrica, cosa molto importante, eccetera, ed è vincente. E sono proprio in questa diversificazione che la questione è importante. Questo lo chiedono anche il mondo delle associazioni, e noi sappiamo che non possiamo coltivare tutto a Paolonia, ma diversificare. Ma è naturale, come solito. Come va bene così, va bene, la ringrazio io a lei. Grazie. La dottoressa Rosita, la ministra è pronta. Allora, lei che cosa Buongiorno. Ci vuol dire? Sì, allora, due paroline, perché il dottore è stato abbastanza esplicativo nel dare lustro a questo progetto, che è ritenuto in tutte le sue fasi di innovazione tecnologica, dalla fase del clone che è stato sperimentato per 40 anni, registrato e brevettato, fino ad arrivare alla ideazione di un processo di filiera corta, dove ci vede protagonisti in Italia, in quanto fino ad oggi nessuno ha mai pensato di realizzare una filiera corta dove si certifica la materia prima di prodotto. Sono queste innovazioni che proprio nella loro innovatività e proprio nell'idea della filiera corta sono queste che danno sicure risposte. Esatto. Perché l'innovazione non è tanto l'utilizzazione di questo e quell'essenza, ma l'innovazione appunto è l'idea di adattare queste cose a filiere corte. Esatto. Quelle che servono. In questo modo noi abbiamo realizzato una serie di obiettivi che fino ad oggi non erano sicuri. Prima di tutto la salvaguardia dell'ambiente attraverso un clone che realizza un rapido sviluppo, ma che detiene delle qualità importanti sia per la catturazione della CO2 che per le radici fittonanti che mantengono in tutto sommato il rischio idrogeologico. Che caratteristica c'hanno? Sì, allora la pianta intanto è sterile. Sì, sono fittonanti. La pianta quindi solleva degli sforzi di continue colture il terreno e dà l'opportunità di evitare il rischio idrogeologico, perché è fittonante, sterile, quindi non la ritroviamo in altri posti se non dove l'abbiamo piantata. Questo garantisce anche l'opportunità di coltivarla anche nelle zone agricole a rischio soprattutto collinose. Infatti anche la Coldiretti sta devastate dall'edilizia selvaggia, esatto. Evitiamo il disboscamento. Su questi temi Fare Ambiente prima di tutto, e anche la Coldiretti nazionale, ha deciso insieme ad altri enti di sottoscrivere l'accordo con Future Green rispetto a questi temi, che secondo me diventano fondamentali per poter iniziare a parlare di business. Noi ci dobbiamo augurare qui a questo punto che l'Italia si riempia, per tutta l'Italia, dal nord all'estremo sud, appunto di piccoli boschi, no? Sì. E dove potrebbero di nuovo ritrovarsi elfi, no? Sì. Ninfe, certo. Gnomi, certo. E quant'altro, ci dovrebbe servire molto, grazie. Sì, prego.